Allora, già definire che cosa sia l'Alto Medioevo è un problema abbastanza importante. Il problema della cronologia è fondamentale perché poi gli esseri umani hanno bisogno di porre dei paletti razionali nella loro vita. Di solito usano un codice che è di tipo binario, una cosa o è o non è. Si fa fatica a stare, ad avere un atteggiamento di tipo accogliente, omnicomprensivo, no? Basta vedere ad esempio la rigida separazione tra i sessi maschio e femmina, no? Yin e yang. Si fa una certa fatica a pensare che ci possa essere il grigio oltre il bianco e il nero. Tutto questo vale a maggior ragione per i periodi storici. Voi sapete che per consuetudine tradizionale l'inizio del Medioevo viene messo nell'anno 476 d.C., che è quello che riguarda la caduta dell'impero romano d'Occidente. A che vengono sempre fuori le battute, è caduto, si è fatto male, eccetera, eccetera. In realtà l'impero romano d'Occidente non cade nel 476, non finisce perlomeno, perché a questo termine caduta orrendo. Ci sono varie collocazioni di tipo cronologico, il 480, il 486, l'anno scorso ne abbiamo anche parlato. Di fatto, quando voi andate a Roma e vedete la diapositiva che vi ho messo sulle rovine del Foro Romano, sembra difficile, guardando quelle quattro pietre diroccate, pensare che una volta c'è stata una grande civiltà. Per cui oggi ho pensato di fare una lezione sull'idea stessa di decadenza di Roma, che è un qualche cosa che ha riempito tonnellate di libri, ma non l'ha fatto subito. È un qualche cosa, questo ragionamento intorno alla decadenza dell'impero romano, questo sfaldarsi dell'impero romano, che inizia più o meno da un punto di vista storico con il Rinascimento. Perché prima del Rinascimento, prima del XV, del XVI secolo, agli europei non era ben presente il fatto che si potesse parlare di una decadenza dell'impero romano. Per l'uomo medievale l'impero romano esisteva ancora. Questo è un po' uno degli obiettivi del primo libro che ho scritto. L'idea dell'impero romano si è trascinata per quasi 1000 anni come un qualche cosa che si potesse ricostituire. Quindi fino al Rinascimento, fino a Machiavelli ad esempio, non si è discusso, non si è valutato approfonditamente il fatto che l'impero si sia progressivamente sfaldato. Oggi parleremo appunto di questa idea di decadenza. La decadenza è qualcosa che riguarda tutti noi. Noi iniziamo, nasciamo e poi iniziamo a svilupparci, poi è arrivato a un certo apice, che è quello cronologicamente intorno ai 30 anni, lo dicono anche le scritture, risorgeremo come fossimo uomini e donne di 30 anni, nel fulgore dell'esistenza, per la Bibbia sono i 30 anni. Dopo i 30 anni inizia la curva calante, la curva di decadenza, che poi per qualcuno è più lunga, per qualcuno è meno lunga, insomma. Dicevano gli antichi greci: muore giovane colui che cava gli dèi, però bisogna vedere a che termine cronologico mettiamo questa giovinezza. Quindi oggi parliamo un po' di come è nata l'idea della decadenza dell'impero romano e che influenze di tipo anche ideologico importanti ha avuto sulla società e sul mondo occidentale. Anche oggi si parla di decadenza, sapete che c'è tutto il dibattito sulla decadenza dell'impero americano. L'impero romano odierno sono gli Stati Uniti d'America. Ne sentivo proprio parlare un giornalista americano l'altro giorno, insomma, avere l'impero è un qualche cosa, avere un impero mondiale, è un qualche cosa che preoccupa perché poi implica un doversi spendere per tenerlo in piedi. Allora, possiamo iniziare questo discorso da un periodo storico ben preciso, che è quello del regno di Giustiniano. Giustiniano è un imperatore importante del VI secolo, ha regnato più o meno dal 527
all'anno della sua morte, che è il 565, è morto a 83 anni, quindi ha avuto un regno molto molto lungo. Scusate. Ha avuto un regno molto molto lungo e ha tentato di ricostruire l'impero romano all'apice della sua potenza e della sua gloria, spendendo in questo oltre 30 anni di guerre, di battaglie, eccetera, eccetera. Nella diapositiva che vi ho mandato, che è una bella e precisa diapositiva in tedesco che fa vedere sia l'Europa che il bacino mediterraneo che il Medio Oriente, come erano nel VI secolo, vi potete rendere conto più o meno di come quello che rimaneva dell'impero romano era l'impero romano d'Oriente, che qui vedete in violetto, e a destra della diapositiva esiste il grande antagonista dell'impero romano, che è l'impero persiano. I persiani sono stati l'unica popolazione del mondo allora conosciuto perché noi abbiamo una casistica storiografica che riguarda essenzialmente l'Occidente. Intanto il resto del mondo andava avanti per i fatti suoi, c'erano i regni dell'India, l'impero cinese, ma fanno parte di altre latitudini. C'erano gli imperi dell'America centrale, tutte cose che escono fuori dal campo ottico della storiografia occidentale, almeno in questi secoli. Giustiniano riesce per qualche decennio a fare in modo che l'antico bacino del Mediterraneo torni sotto il controllo romano, arrestando il processo di disgregazione che aveva impiegato alcuni secoli a verificarsi. Quando nasce questa decadenza di Roma? A me piace una data particolare in questo lungo processo di sfaldamento delle strutture imperiali, che è la primavera dell'anno 537, perché siamo a Roma, assediata dalle truppe degli Ostrogoti, che tentano di riconquistare la città che hanno appena perso per opera del generale Belisario, questo generale bizantino che ha avuto l'incarico da Giustiniano di riconquistare l'Italia, e il re Ostrogoto Vitige, che non era particolarmente intelligente, tanto è vero che ha perso clamorosamente la prima guerra gotica, pur avendo il triplo dell'esercito di Belisario, decide di tagliare gli acquedotti di Roma. Questa è una data importantissima, diciamo l'aprile-maggio del 537, che nelle scuole italiane non è assolutamente sottolineata. Tagliando gli acquedotti di Roma, in questo momento storico, le grandi terme di Roma, che ha ancora 300-400 mila abitanti, quando subisce l'assedio degli Ostrogoti, Roma è ancora una grande metropoli con alcune centinaia di migliaia di abitanti. Le terme smettono di funzionare, l'acqua potabile non esce più dalle fontane di Roma, le terme non funzionano più. Quindi anche il livello igienico della città subisce un tracollo. Tenete presente che dal momento che Roma è attraversata dal fiume Tevere, il re Ostrogoto era particolarmente cretino perché non poteva pensare di prendere la città per sete, in quanto c'era un grande fiume che la attraversava. Belisario poi ha un'idea abbastanza geniale, fa stendere delle chiatte attraverso il Tevere, munite di pale, che fanno da mulini galleggianti, e con questo, diciamo così, escamotage riesce a macinare il grano per dar da mangiare alla popolazione. Quindi il problema del tracollo del 537 è un tracollo culturale, un tracollo di civiltà. Perché i cittadini romani fino a quel momento potevano praticamente in modo gratuito entrare nelle grandi terme di Caracalla, di Diocleziano, che erano state costruite soltanto 200 anni prima, lavarsi, pulirsi, avere una qualità della vita sicuramente migliore di quello che succedeva fuori, nelle campagne. Ma non è che i barbari o presunti tali, perché poi su questo concetto di barbaro ci torneremo più volte,
Non è che i barbari se la passassero così male. Se prendete il mosaico del palazzo di Teodorico che trovate a Ravenna in Santa Apollinare Nuovo e che vi ho riprodotto qua, noterete che si tratta di un palazzo con i controfiocchi ed è un palazzo che Teodorico fa abbellire e implementare rispetto all'antico palazzo imperiale romano che ha trovato a Ravenna. Forse qualcuno si ricorda che nell'anno 402 il generale Stilicone fa portare la capitale da Ravenna, da Milano a Ravenna, perché teme l'arrivo dei Visigoti, l'altra grande popolazione gotica che sta invadendo la pianura padana. Dietro una colonna sulla destra si intravede la manina di qualcuno, che è una citazione molto adusata. Perché abbiamo soltanto la mano? Perché intorno alla fine del VI secolo il vescovo Agnello, si chiama proprio così, che entra in cattedra a Ravenna dopo che la popolazione ostrogota è stata completamente sconfitta, i bizantini hanno vinto la guerra gotica dopo 20 anni di stragi. Il vescovo Agnello riceve l'incarico di normalizzare la vita civile della città. Una delle prime cose che fa è quella di far cancellare dai mosaici di Sant'Apollinare Nuovo tutto quello che riguarda Teodorico e la sua corte. Infatti, se notate il mosaico del palazzo, noterete che l'icona centrale sotto la scritta Palatium, che in latino, guarda caso, c'è un velo d'oro, lì c'era Teodorico. C'era Teodorico probabilmente in trono. In ognuna delle nicchie, delle 8 nicchie laterali, 4 e 4, c'erano dei personaggi che sono stati accuratamente cancellati. In latino si chiama damnatio memoriae, cancellazione della memoria, mettendoci delle tende annodate, riccamente annodate. Qualcosa è venuto, è rimasto, tipo la manina, ce n'è un'altra sulla sinistra che rimane fuori. Ma questa damnatio memoriae non è avvenuta soltanto da un punto di vista, come si può dire, artistico e architettonico, è avvenuta anche da un punto di vista religioso e culturale. Agli ostrogoti viene proibito di utilizzare la lingua germanica per parlare tra di loro. Quelli che sono rimasti a Ravenna e non sono fuggiti, probabilmente in Spagna, nel regno gemello dei Visigoti, non possono più usare il germanico, devono usare il latino. Ma quello che è peggio, il vescovo Agnello impone la conversione forzata degli ostrogoti dall'arianesimo, che era l'eresia che seguivano gli ostrogoti, al cristianesimo cattolico niceno, cioè quello che era uscito dal concilio ecumenico di Nicea del 325. Questa conversione forzata non è un qualcosa di semplice, perché l'editto di Giustiniano e Giustino del 527 impedisce agli ariani di fare testatico, cioè non potevano trasmettere i loro beni alla discendenza se professavano l'eresia ariana. E vi rendete conto che questo è un fatto importantissimo. Abbiamo prove poi dai documenti dell'archivio arcivescovile di Ravenna e dai vari documenti storici che sono sopravvissuti, che i nomi di molte persone che continuavano a vivere a Ravenna erano dei nomi germanici, ma la conversione forzata fu fatta in modo assolutamente violento con le spade in pugno. Quindi si trattò di un qualche cosa di estremamente violento. I grandi cambiamenti culturali hanno in sé anche la violenza, la vediamo in questo caso. La vedremo nell'VIII, IX secolo, quando Carlo Magno convertirà i sassoni dal cioè i germani, i tedeschi, dal paganesimo nordico al cattolicesimo romano con le armi.
Ecco, vedete, vi ho messo un ingrandimento della mano che esce fuori da dietro la corona. Chissà chi fosse. Una cosa che mi sarebbe piaciuto, ad esempio, apprendere era se si trattasse di dignitari romani di alto livello, tipo Boezio, tipo Cassiodoro, o soltanto di dignitari germanici. Ma noi non sappiamo di che cosa si trattasse. Di Teodorico poi non abbiamo praticamente nessuna immagine se non la famosa moneta di Sinigaglia che vi ho fatto vedere tante volte, che è questo medaglione d'oro di circa 12 grammi che è stato trovato scavando in un campo alla fine del secolo scorso, che trovate dappertutto, ed è tra l'altro fa parte della collezione numismatica di Vittorio Emanuele III, che è passata allo Stato italiano dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un altro fattore di cambiamento tra la cosiddetta tarda antichità e il Medioevo, l'alto Medioevo, è la peste di Giustiniano. Fino alla peste di Giustiniano, che scoppia nell'anno 541, c'erano state molte epidemie, ma non delle vere e proprie pandemie che avevano interessato tutto il bacino del Mediterraneo e tutto il continente europeo. Non solo la peste di Giustiniano è una peste vera e propria, perché negli ultimi anni, grazie all'esame del DNA condotto sui cadaveri, abbiamo potuto appurare che all'interno di questi defunti esiste il DNA del bacillo della peste. Quindi sono morti per una forma di peste, che non è la stessa della morte nera del 1347. È un altro tipo di peste ed è anche diversa dal bacillo della peste che esiste attualmente. Si tratta di una pandemia perché è durata qualcosa come quasi 200 anni. Abbiamo morti di peste anche nel VII-VIII secolo, diffusi in tutta Europa, anche in Germania, anche nell'Oriente europeo. E hanno tutti lo stesso microbo che ha iniziato a diffondersi in Europa a partire dal 541. La peste di Giustiniano inizia nella città egiziana del Pelusio, che è più o meno dove adesso c'è Gaza, quindi un posto al confine tra l'Egitto e la Palestina, da cui partivano le navi cariche di grano che andavano a Costantinopoli. All'interno di questi carichi di grano è molto probabile che si siano indovati dei ratti ammalati di peste che abbiano poi diffuso la peste a Costantinopoli. La gravità di questa pandemia, ne abbiamo parlato l'anno scorso, fu assolutamente devastante. Procopio di Cesarea ci parla di 5.000 morti al giorno a Costantinopoli e della impossibilità fisica di seppellire tutta questa gente, tanto è vero che alla fine li buttavano in mare perché non c'era altro modo di liberarsi di tutti questi cadaveri. Una pandemia non è mai un problema medico, come hanno tentato di farvi credere quando c'è stato il Covid. Le pandemie suscitano problematiche di tipo politico, economico e sociale devastanti che durano poi per decine di anni. Vedremo, vedremo, perché il Covid non è stato l'ultima, no, e ce ne saranno sicuramente delle altre. La peste di Giustiniano, che è la prima peste sicura di cui abbiamo testimonianza, perché la peste di Atene di Tucidide del 430 avanti Cristo non è affatto sicuro che si tratti di peste, ci sono tantissime teorie. La peste del tempo degli Antonini, cioè di Marco Aurelio nel secondo secolo, era vaiolo, non era peste. Il vaiolo è un'altra pandemia che è stata endemica in Europa per secoli, a punte di andata, di ritorno, eccetera, eccetera. La peste di Giustiniano provoca un altro grosso e importante calo della qualità della vita, quindi è un altro fattore, se vogliamo, di decadenza, comunque di riduzione della qualità della vita materiale. Di Giustiniano abbiamo due sicure rappresentazioni mosaicali. Sulla prima sono tutti. Dunque, tenete presente che Giustiniano non è mai andato a Ravenna di persona.
I due mosaici che ce lo rappresentano a Ravenna non hanno avuto Giustiniano come modello se non in forma di ritratto. Poi c'è un altro mosaico che lo rappresenta, che è a Santa Sofia, nella Galleria Sud, ma lì è stato fatto nel IX-X secolo, quindi 500 anni dopo che Giustiniano era morto. Invece i due mosaici che vi ho messo qua sono più o meno coevi di Giustiniano. Allora, il primo a sinistra è un Giustiniano giovane, che è quello che trovate a San Vitale nel corteo di tutti i suoi cortigiani, soldati, eccetera, eccetera. Il Giustiniano di destra è sempre dentro Sant'Apollinare il Nuovo. Ora, Sant'Apollinare il Nuovo era la cappella di palazzo del re Teodorico ed era una chiesa ariana che è stata rimaneggiata in tutti i suoi mosaici dal vescovo Agnello quando ha avuto l'incarico di spazzare via l'arianesimo da Ravenna. Io, a differenza di quello che pensano molti studiosi, non penso che sia un ritratto di Teodorico trasformato in un ritratto di Giustiniano, quello di destra. A me, francamente, sembra un Giustiniano invecchiato, invecchiato di una ventina d'anni, un po' imbalsito. Infatti, se guardate bene i capelli che spuntano da sotto la corona sono capelli bianchi. E quindi potrebbe darsi che è un Giustiniano invecchiato e appesantito dopo circa 20 anni di regno. E in effetti ci siamo, perché mentre il ritratto di sinistra, fate conto che San Vitale è stata inaugurata nel 547 e il mosaico di destra è stato elaborato intorno al 580, che Giustiniano era morto una quindicina d'anni. Quindi potrebbero essere due rappresentazioni dello stesso imperatore in due differenti età della vita. E ci danno in un certo senso una rappresentazione quasi simbolica della decadenza umana di quest'uomo che tentò di fermare il declino dell'impero. Bisogna dire che all'interno però degli scrittori del tempo non si parla praticamente mai dell'impero come un qualche cosa che è stato completamente ricostituito da un momento di decadenza. Sapete che c'è il mito della renovatio, cioè del rinnovamento dell'impero di Giustiniano, ma è un mito fondamentalmente che nasce a posteriori. Giustiniano, come molti imperatori bizantini, non pensava di essere un epigono, un qualcuno su cui si stava chiudendo il sipario della storia. Giustiniano pensava di essere lì pronto per rinnovare tranquillamente la grandezza di Roma, che non si era mai del tutto spenta. E infatti voi avete visto sicuramente i mosaici di Ravenna, insomma, alzi la mano chi non è mai stato a Ravenna e non ha visto i mosaici di San Vitale. Sapete che i mosaici principali su cui si sofferma il pubblico sono fondamentalmente due, che sono nell'abside. Quello di sinistra, adesso non mi ricordo mai, ma penso sia quello di sinistra, dove c'è Giustiniano e la sua corte, di cui la tradizione ci dice, non ne siamo sicuri, il personaggio indicato col numero 1 dovrebbe essere Belisario, quello col numero 2 il generale Narsete, il vescovo Massimiano che commissiona il mosaico. E lui, non possiamo sbagliarci, perché è il signore Calvo che si è fatto scrivere sulla testa Massimiano della serie Sono io. L'ha potuto fare perché Giustiniano e Teodora non sono mai andati a Ravenna. E se no io penso che si sarebbero arrabbiati di vedere un vescovo che è messo in una posizione poi del tutto scorretta, perché se osservate i piedi, vedrete che il nostro amico Massimiano si è fatto ritrarre con i piedi in una posizione anteriore a quella dell'imperatore. E non si può fare sta roba qua. È un oltraggio di lesa maestà. Il reparto ecclesiastico, se guardate bene, ha i piedi tutti avanti a quelli della corte. Una cosa possibile potrebbe essere legata al fatto che sono stati formati, come si può dire, costruiti in due epoche successive. Non mi stupirei che sia stato fatto prima Giustiniano e poi il vescovo, quando era sicuro che non avrebbe urtato la suscettibilità di nessuno. Non lo sappiamo. Giustiniano ha in mano un bacile.
Questo bacile è un'offerta che Giustiniano reca verso l'altare. L'altare è in fondo e fuori dal nostro campo visivo. Come lui reca questo bacile d'oro, anche Teodora porta la sua offerta all'altare. Teodora che è speculare dall'altra parte. Il corteo di Teodora è di un'altra qualità perché i personaggi di sesso maschile sono eunuchi e infatti non hanno la barba. Sono eunuchi di corte. Gli eunuchi alla corte di Bisanzio erano molto importanti, soprattutto perché supplivano con la loro intelligenza alla possibilità di essere nominati imperatori, perché per la tradizione e l'ideologia bizantina e comunque dei romani d'Oriente, un soggetto che era stato castrato o aveva subito una mutilazione, ad esempio il taglio della lingua, delle orecchie, l'accecamento, non poteva fare l'imperatore. Perché non poteva fare l'imperatore? Perché adesso entriamo in un campo che è squisitamente di tipo ideologico. Perché l'imperatore di Bisanzio era l'immagine di Dio sulla terra. E non potete quindi immaginarvi un imperatore orbo, muto, senza orecchie e senza gli attributi maschili. No? Non era il massimo per un imperatore. Ma tutti e due, sia Giustiniano che la moglie Teodora, la domina, come Teodora si faceva chiamare, portano un'offerta verso l'altare. E in alto, in una lunetta di San Vitale, c'è un mosaico che è estremamente importante, che riproduce l'offerta sacrificale di Abele e del grande sacerdote Melchisedec verso Dio, che è rappresentato da quella manina che esce fuori dalle nuvole nei confronti dell'altare. Quindi l'imperatore bizantino è un soggetto che si atteggia a Imago Christi, a immagine di Cristo. Alcuni agiografi bizantini dicono che il fratello mistico di Gesù Cristo e qualcun altro lo chiama come il tredicesimo apostolo, o il dodicesimo perché ha preso il posto di Giuda Iscariota, il traditore. Quindi questa è l'ideologia imperiale, che è un'ideologia strettamente di tipo religioso. Ora vi verrebbe da dire come domanda, chi è che ha inventato questa cosa? Adesso lo vediamo, come vediamo anche un qualche cosa che ci deve sicuramente interessare. Anche le popolazioni barbariche che si erano impadronite di buona parte dell'impero al tempo di Giustiniano, coltivavano il mito della romanità. Tanto è vero che su una moneta del re Vandalo Gelimero, tenete presente che i Vandali sono ariani di stretta osservanza, ci sono esempi di cultura latina assolutamente evidenti. Il più importante è il retro della moneta, dove potete leggere il monogramma DN che sta per Dominus Nostrus in latino. Non c'è il gotico, c'è il latino. Le cose importanti si scrivono in latino anche nei regni barbarici, anche nel regno dei Franchi, nel regno dei Visigoti. Nessuno di questi sovrani germanici usa la lingua gotica nello stampare le sue monete. Quindi questo è un fatto importante per dire come per le popolazioni barbariche il mito culturale del mondo romano, del mondo latino, fosse strettamente permeato, fosse un qualcosa a cui questa gente aspirava con tutte le sue forze. Quanto poi fossero veramente barbari, ne parleremo ancora, ma c'è molto da discutere. Ho messo il piatto di Gelimero, questo piatto in argento, piatto celebrativo, si può chiamare anche missorio, nel senso che è come si può dire, uno strumento di celebrazione di colui che lo riceve o che l'ha commissionato. Sono oggetti che, nonostante i Vandali fossero una delle popolazioni meno civilizzate da un punto di vista latino, sono molto, molto suggestivi. Insomma, qui non vedo proprio un grande calo del concetto di civiltà come lo intendiamo noi.
in questi oggetti. Sicuramente i Vandali non dispongono di tutto l'oro che c'era a Costantinopoli e le monete sono d'argento. Questo è un fatto importante. Ma c'è una persona che ha creato la leggenda aurea dell'imperatore divino. Questa persona è uno dei più smaccati e come si può dire, squisitamente adulatori dei cortigiani che ci siano nel campo storiografico ed è Eusebio di Cesarea. Eusebio di Cesarea è noto per aver scritto una storia ecclesiastica sul cristianesimo dei suoi tempi e soprattutto una biografia di Costantino il Grande che quanto di più stoltamente, scioccamente adulatorio esista. Ma io vi devo far leggere questo passo di Eusebio di Cesarea, che letto con calma ci permette di capire come l'idea dell'omologazione imperatore figlio di Dio o fratello di Gesù Cristo sia un qualcosa che sarà sempre ben presente in tutti i secoli dell'Alto Medioevo. Allora, scrive Eusebio di Cesarea. L'imperatore non è soltanto un'immagine fedele dell'universo e non soltanto l'imperatore imita il Logos Cristo, cioè lo spirito, la ragione, lo Spirito Santo divino, ma si dimostra nel contempo come immagine e imitazione del rapporto che intercorre tra Dio Padre e il proprio Figlio. Trovandosi in questa relazione di Trinità, l'imperatore conosce per sua natura e fin dai primi giorni della sua giovinezza i misteri della divinità. Gli è concessa la capacità di interpretare la relazione che intercorre tra padre e figlio in quanto proprio lui la rappresenta. Proprio come adulazione non c'è male. Quando leggo questi passi, a me viene da pensare sempre al dittatore della Corea del Nord. Questi dittatori comunisti che sono pari pari, no? Pensate a tutti quei generali col taccuino in mano che prendono nota quando parla, e perché se non stanno attenti, quello lì gli dà da mangiare i cani, come ha fatto con suo zio. Insomma, l'assolutismo monarchico porta poi sempre alle stesse conseguenze. E va avanti Eusebio di Cesarea, ci dice: il sovrano deve tali riconoscimenti alle teofanie, cioè alle grazie divine, che gli sono continuamente concesse, come lui stesso assicura, e per giungere a questo scopo non ha bisogno di alcun insegnamento umano o che provenga dalla Chiesa, perché lui stesso, l'imperatore, è un didascalos, cioè un maestro. Ora, tenete presente che ci sono stati imperatori come Giustino I, lo zio di Giustiniano, che erano analfabeti, per scrivere usavano un olmografo come Carlo Magno, che era analfabeta anche lui. In tal modo, però, egli è il vicario di Dio sulla terra, in senso lato e in maniera più autorevole di ogni altro essere che faccia risalire a Dio il proprio potere. Come Cristo, l'imperatore è il grande sacerdote sacrificale dell'ordine di Melchisedec, ricordatevi il mosaico di San Vitale, e il sovrano assume pertanto una funzione sacerdotale di portata universale. L'imperatore sacrifica se stesso in corpo e anima, e con questo universo da lui personificato e rappresentato a Dio Padre, mentre Dio stesso si compiace di questo sacrificio e ammira chi lo compie. Ecco, questa cosa che a noi moderni, fatto salvo gli esempi della Cina, del Nord Corea, no? Dove se parli male del capo sparisci, a noi sembrano assurdi, ma ci sono. È un totalitarismo di tipo ideologico totale, dove l'imperatore è Dio, ma è Dio in un modo ancora più sofisticato, perché mentre all'interno del mondo pagano della romanità classica ci possiamo aspettare, poi ne parleremo, che l'imperatore venga equiparato a Dio e che si debba sacrificare a lui, mentre
dove il sacrificio all'imperatore, lo vedremo perché è stato studiato molto da un punto di vista storico, il sacrificio all'imperatore come Dio non è un gesto di tipo religioso, ma è un gesto di tipo politico, significa riconoscere il potere di Roma. Qui no, qui l'imperatore cristiano è Dio lui stesso, è infallibile. Dal momento che Dio gli ha riconosciuto il potere su tutto l'impero, Dio non può sbagliare, quindi l'imperatore è parte lui stesso di un sistema di potere di tipo religioso. Ed è quello che gli permette, soprattutto fino all'anno 1000, di fare e disfare quello che vuole sia nei confronti del Papa di Roma che del Patriarca di Costantinopoli. A Costantinopoli il Patriarca viene nominato dall'imperatore, da un laico, il quale magari è un personaggio che è dedito ai normali peccati dell'umanità, però conserva il potere di nominare il capo della Chiesa di Bisanzio. La radice ideologica è questa, che è una radice ideologica, come vedete, non così lontana da quello che pensiamo, perché in tutti i sistemi totalitari, scava scava, trovi questa roba qua. Stalin, il piccolo padre, il Führer, il padre della Germania che non sbaglia mai, i dittatori orientali. Le democrazie sono esenti da questa cosa. E questo ci dovrebbe far ragionare. Dovrebbe far ragionare anche molti che sostengono la bellezza di certi sistemi autoritari che ancora oggi sono diffusi sul globo terrestre. Il tempo di Giustiniano è un tempo di guerre, come tutto il tempo della tarda antichità che inaugura poi l'Alto Medioevo. All'interno di questa epoca di scontri, di sangue, di massacri, troviamo comunque il fatto che non è detto che il declino di tipo legato alla convivenza civile si accompagni a un declino legato invece a una, come si può dire, minore abilità artistica. Io faccio sempre l'esempio del mausoleo di Teodorico a Ravenna, che quando andate a visitare oggi trovate abbastanza spoglio, perché ad esempio il colonnato che c'è nel primo piano è sparito oggi, ma la massa del monumento in pietra calcarea è talmente potente che è riuscito ad arrivare ai giorni nostri in modo quasi intatto. Ricordiamoci sempre che la cupola del mausoleo di Teodorico, secondo alcuni calcoli, pesa tra le 200 e le 230 tonnellate, quindi pesa più del più grande masso con cui è stata fatta la piramide di Cheope. Ora, come abbiano potuto trasportare una cosa del genere dalla Carnia o dall'Istria fino a Ravenna e tirarlo su a circa 10 metri d'altezza, è ancora oggi un mistero da un punto di vista tecnico. Quindi non chiamiamola epoca di barbarie, perché una civiltà di tipo tecnico, così, diciamo così, in decadenza, non fa cose del genere. Dobbiamo ripensare quello che ci hanno insegnato a scuola e pensare che non allo stesso modo avvengono i cambiamenti storici, e più che di decadenza io parlerei di diversi aspetti della qualità della vita, sia di tipo sociale che economico, e adesso andremo a vedere perché. Dicevamo che il grande rivale di Roma è stato l'impero persiano. L'impero persiano, che è più antico dell'impero romano perché nasce nel V-VI secolo a.C., quindi all'inizio dell'Alto Medioevo l'impero persiano ha anche lui qualcosa come 1.000 rotti anni di vita, è un impero persiano meno importante di quello con cui si dovettero confrontare i greci, che arrivava fino al mare Mediterraneo, comprendeva l'odierna Turchia, l'Egitto, la Siria, eccetera, eccetera. L'impero persiano con cui lottano i romani per secoli è quello della dinastia Sasanide, scritta con due S soltanto. I Sasanidi erano una dinastia guerriera che fecero la guerra ai Romani praticamente per 400 anni. Questo problema di avere un nemico in armi
sempre presente sul confine orientale, secondo alcuni storici di cui parleremo alla fine della lezione, è stato il grande problema dell'impero romano. C'è uno storico inglese che si chiama Peter Iter che ha calcolato che circa il 40% delle truppe romane siano state tenute ferme al confine con la Persia per tutta la durata dell'impero romano, in questo modo bloccando le difese dell'Occidente nei confronti delle invasioni barbariche, perché la maggior parte dell'esercito romano doveva incaricarsi di tenere ferma la minaccia persiana. E questo fatto qua era un grosso problema militare. In più, da un punto di vista geografico, l'impero persiano era una specie di tappo di civiltà, perché se voi guardate bene, l'impero persiano impediva all'impero romano di commerciare liberamente con l'India e con la Cina. Allora dobbiamo chiederci: quale strada avrebbe preso la civiltà del mondo se non ci fosse stato l'impero persiano e il filtro tra Oriente e Occidente? Perché tutto quello che doveva arrivare in Occidente e viceversa passava per l'impero persiano. Tenete presente che monete romane le hanno trovate fino in Giappone, quindi i commerci esistevano. E come? Si sapeva che dopo l'India c'era il grande impero cinese, ma non si riusciva ad avere un rapporto di tipo diretto. Tenete presente infine un'ultima cosa: c'è stato un imperatore che è Traiano che nel 116 ha tentato di eliminare alla radice il problema costituito dall'impero persiano. Traiano allestisce un grande esercito di circa 200.000 uomini e conquista mezza Persia, ma non può controllarla perché lui ormai ha superato i 60 anni, è vecchio e deve ritirarsi. Il successore Adriano farà la pace con i persiani indeboliti e ricominceranno lentamente le ostilità. Traiano aveva capito che il problema esistenziale di fondo dell'impero romano era la Persia e ha tentato con tutte le sue forze e ci è anche riuscito di eliminarlo, ma l'ha fatto che era troppo anziano. Tanto è vero che lo storico Cassio Dione ci riporta un'esclamazione di Adriano che ci dice: ah, se avessi avuto qualche anno di meno, avrei fatto come Alessandro Magno, se era arrivato fino in India. Sempre lo storico ci racconta che Traiano arrivò fino alle rive del Golfo Persico, quindi più o meno dove adesso c'è il Kuwait, e pianse sulla spiaggia del Golfo Persico perché si rese conto che aveva la possibilità di sconfiggere una volta per tutte i persiani, ma non aveva potuto arrivare fino in fondo al suo desiderio. Quindi negli avvenimenti storici ci sono anche questi fattori imponderabili di cui poi dobbiamo tenere comunque conto. E forse è uno dei motivi per cui non è detto che la storia insegni qualcosa, eh? La famosa frase di Cicerone, historia magistra vitae, no? Io sono abbastanza scettico sul fatto che la storia insegni qualcosa. Insegna qualcosa, ma non è che chi conosce la storia è per forza è capace di evitare certi guai e chi non la conosce è condannato a ripetere gli stessi errori. Su queste frasi ad effetto bisognerebbe ragionare un po'. Vi dicevo che al tempo delle guerre gotiche, della riconquista di Giustiniano e alla fine delle invasioni barbariche più importanti, quelle del V secolo, la città di Roma era tutt'altro che decaduta. Quando il re Vitige taglia gli acquedotti nel 537, Roma ha tra i 200.000 e i 300.000 abitanti. Funziona ancora tutto. La gente affolla ancora il Circo Massimo per vedere le corse dei cavalli e va al Colosseo per vedere i ludi, non più i gladiatori che sono stati vietati da 100 anni, ma per vedere lotte di uomini con animali feroci, le venaziones. Quindi Roma, almeno formalmente, non è quella città di rovine che vedete oggi quando girate per il Foro Romano. Sempre nel VI secolo è in piedi la grande basilica di San Pietro fatta costruire da Costantino. Ora, io mi sono sempre chiesto quanto dovesse essere bella, perché
onestamente, tra quella di adesso e questa qua, preferisco questa qua. Tenete presente, per costruire il cupolone, la San Pietro odierna, hanno raso al suolo tra il 5 e il 600 l'antica basilica di Costantino, che era lunga oltre 120 metri, quindi era una grande basilica a 5 navate. E soprattutto, cosa che per lo storico è estremamente da rimpiangere, hanno demolito le due rotonde che vedete sulla sinistra, che vi ho cerchiato in rosso, vi ho evidenziato in rosso. Una è il mausoleo di Santa Petronilla, che la leggenda dice fosse la sorella di San Pietro, insomma, abbastanza disinvolta come interpretazione. L'altro invece è il mausoleo di Onorio, cioè la rotonda dedicata, come a Costantinopoli, alla sepoltura degli imperatori, in cui erano sepolti molti imperatori come Onorio, Galla Placidia, eccetera, eccetera. I papi del 400, che avevano bisogno dei soldi per cominciare a progettare e poi a costruire la San Pietro di adesso, hanno raso al suolo le due rotonde, rotonde che erano sottoposte a una grande venerazione. Pensate che Carlo Magno, quando si reca a Roma, va nella rotonda di Santa Petronilla nel 774, la prima volta, a rendere omaggio alla santa. Quindi erano note in tutta la cristianità. I papi radono al suolo, aprono le tombe degli imperatori e saccheggiano, imperatori cristiani sepolti con tutti i crismi, e saccheggiano i cadaveri di Galla Placidia, di suo fratello Onorio, delle principesse imperiali, portando via chili e chili d'oro e d'argento che servono a costruire la nuova San Pietro. Tanto è vero che qualche storico dell'arte ha proposto di scavare sotto la sacrestia di San Pietro Moderna, perché ci dovrebbe essere la rotonda di San Petronilla e quella di Onorio, ma non penso che il Papa darà mai il permesso di mettersi a scavare nell'abside di San Pietro, perché lì sotto c'è di tutto e di più, ecco, anche cose che sarebbe meglio ignorare, insomma. È un dispiacere, però questa è la San Pietro come si presentò ai pellegrini per circa 1100 anni, prima che venisse costruito il cupolone. Tenete presente che il cupolone lo termina Papa Sisto V alla fine del 1500. Quindi c'è un cantiere aperto con San Pietro in costruzione che dura dalla fine del 400 fino alla fine del 600. 200 anni di cantiere ininterrotto. E veniamo ora a quello che è un po' l'oggetto della lezione di oggi, questa cosiddetta idea di decadenza. È interessante notare come gli storici che si sono messi, vi dicevo prima, a occuparsi dell'idea di decadenza, siano storici relativamente moderni. Sicuramente il Machiavelli si occupa un po' di sfuggita del problema della decadenza di Roma, ma è in Francia che abbiamo all'inizio i maggiori intellettuali che si interessano al problema della decadenza. I primi sono degli ecclesiastici, il che è abbastanza intuitivo perché nella tripartizione del XVII secolo degli stati francesi, quindi del clero, della nobiltà e della borghesia, la borghesia era sicuramente la più incolta e gli ecclesiastici erano quelli che avevano un accesso a fonti, a libri molto più diretto. I nobili non si occupavano granché di queste cose. Il Tillemont, che è un ecclesiastico, fa risalire la decadenza di Roma a due concetti di fondo che troveremo nei successivi 200 anni. Il concetto principale per lui è legato allo strapotere degli imperatori, che maramaldeggiano troppo i propri sudditi e quindi la mancanza di qualsiasi forma di libertà e di un totale assolutismo monarchico rende il declino dello Stato imperiale un qualche cosa di inevitabile. Anche un secondo storico ecclesiastico, che è francese, sempre più o meno allo stesso periodo che Bossuet. Bossuet aveva una grande capacità retorica, pare che le sue prediche fossero quanto di più affascinante ci fosse nella Francia del Re Sole.
Anche per Bossuet era molto importante il fatto che non vi fosse alcun tipo di contraddittorio tra il sovrano e il suo popolo e che l'imperatore fosse una semidivinità di tipo assoluto. Ora, c'è un motivo per cui questi francesi continuano a riferirsi a un potere laico assolutistico. Quello che poi ci porterà allo scossone definitivo della Rivoluzione francese del 1789. E adesso andremo a vederlo. Poi, col progredire degli studi, qualche decennio dopo, si introduce un concetto nuovo. Montesquieu, il barone di Secondacre, prende il nome di Montesquieu, scrive un lavoro sulla decadenza dell'Impero romano. E lo attribuisce a due cose, a due fattori importanti. Oltre all'assolutismo monarchico, Montesquieu introduce anche il fattore di destabilizzazione legato al cristianesimo. Questo è il cristianesimo come fattore di destabilizzazione dell'impero romano è il grande attore della storiografia settecentesca. Montesquieu si spinge fino a un paragone antropologico, come il corpo umano ha una vita biologica ben determinata, giovinezza, maturità e vecchiaia, anche gli stati, le costruzioni dell'uomo sono portati a questo lento ma inevitabile declino. Montesquieu è un grande pensatore, è il fondatore della tripartizione dei poteri, della distinzione tra il potere esecutivo e il potere legislativo, è uno dei grandi filosofi illuministi e le sue opere vengono lette e meditate in tutta Europa. Un altro grande intellettuale è Voltaire. Voltaire è anche lui dell'idea, come Montesquieu, che ci sia un eccesso di assolutismo monarchico nella vicenda dell'impero romano. Ma si riferisce come grande fattore di declino al problema legato al cristianesimo e soprattutto alla decisione di Costantino il Grande, Costantino I, di convertirsi al cattolicesimo e quindi di provocare con la cristianizzazione dell'impero un declino delle istituzioni statali legato alla leggenda che i cristiani non avevano nessuna voglia di far la guerra per difendere i confini. Ora, questa è una cosa assolutamente falsa. Questa è una cosa che è stata inventata. I cristiani hanno ben altre colpe. Prova ne sia che Costantino si converte al cristianesimo soltanto sul letto di morte. Quando gli manca una settimana alla morte, chiama il vescovo Eusebio vicino a lui e gli dice: battezzami. E lui lo battezza, ma non lo battezza col rito cattolico, lo battezza col rito ariano. Quindi Costantino muore da cristiano eretico, neanche da cristiano cattolico. E abbiamo prova che tenesse una certa equidistanza tra cristiani e pagani. Tanto è vero che quando il Senato di Roma gli dedica l'arco di Costantino nel 324, quello che vedete adesso di fianco al Colosseo, è un arco pieno di simbologie di tipo pagane, di cui Costantino non si scandalizza minimamente. E nel 308, quando si ritrova con i suoi colleghi imperatori per dividersi l'impero, per festeggiare il cosiddetto patto di Carnuntum del 308, erigono un altare al dio Mitra, quindi col fischio che Costantino fosse un imperatore cristiano. È stato sbattezzato fino agli ultimi giorni della sua vita. Ciò non gli ha impedito, da non battezzato, di presiedere il concilio di Nicea del 325 e di decidere che tra arianesimo, l'eresia che diceva che Gesù Cristo era un individuo inferiore per dignità al padre, delle tre persone della Trinità, i cattolici dicono che sono equipollenti, Padre, Figlio e Spirito Santo. Gli ariani ci dicono invece che Cristo era di un rango, insieme allo Spirito Santo, inferiore a Dio Padre. Ecco, Costantino si fa battezzare secondo il rito ariano, ma decide nel 325 che la religione che debbano seguire, la corrente che debbano seguire del cristianesimo
gli abitanti dell'impero, sia quella cattolica, cioè quella della Trinità di pari grado. Voltaire attribuisce, come tutti gli illuministi, essendo un bravo mangiapreti, attribuisce al cristianesimo anche colpe che il cristianesimo non ha, ne ha tante, ma non ha quella di avere in un certo senso facilitato e spinto, favorito la decadenza e la caduta dell'impero romano. Voltaire però fa un compito educativo e di maestro a quello che è il più grande storico di tutto il XVIII secolo, che è un inglese. Chi mi segue da un po' lo sa che io sono un grande appassionato di Edward Gibbon, che è uno storico inglese del XVIII secolo, che all'età di 27 anni, dopo un viaggio a Roma che compie nel 1764, decide di dedicare 20 anni della propria vita a scrivere la storia della decadenza e caduta dell'impero romano. Capolavoro assoluto della storiografia di tutti i tempi, che purtroppo in questo paese provinciale è poco conosciuto, non lo legge quasi nessuno, nonostante ci siano delle ottime traduzioni. Se volete impiegare qualche mese della vostra vita facendo una scelta interessante, vi invito a leggere La storia della decadenza e caduta dell'impero romano di Gibbon. Gibbon è un personaggio veramente affascinante da un punto di vista biografico, perché quando ha circa 17 anni si fa convertire di nascosto al cattolicesimo. Intanto è un secchione, uno che studia tantissimo utilizzando la biblioteca paterna, che è ricchissima. Si fa convertire al cattolicesimo da un gesuita di passaggio a Londra. Quando il padre si accorge che è diventato cattolico, si rende conto che è una scelta scellerata, perché nell'Inghilterra dell'inizio del Settecento ai cattolici era precluso qualsiasi cosa: non potevano fare carriera politica, non potevano trasmettere facilmente i propri beni nelle discendenze. Insomma, c'era una serie di normative che ostacolavano il cattolicesimo. E quindi lo manda in Svizzera, a casa di un pastore protestante a Losanna, perché il figlio venga rieducato. E così Gibbon parte, abbandona il collegio di Oxford, un collegio di cui ne scrive peste corna, dice: non avrei imparato nulla a furia di passare gli anni là dentro, perché i miei professori erano sicuramente più ignoranti di me e della maggior parte dei loro allievi, ma stavano lì soltanto perché era un posto in cui si poteva, sto citando testualmente, un posto dove si poteva esercitare il potere, un potere inscalfibile. Allora Gibbon lascia Oxford, famiglia facoltosa, e se ne va a Losanna, a casa di questo pastore protestante, dove conosce Voltaire nel 1757 di persona, che Voltaire vive vicino a Ginevra, e soprattutto si riconverte al protestantesimo. C'è da dire che a casa del pastore protestante conosce questa bella signora, Susanna Churcot, di cui lui si innamora ricambiata, nonostante non sia un adone, ma la cosa non ha un termine matrimoniale, perché Gibbon è troppo preso dallo studio e a un certo punto la pianta lì per fare il suo viaggio in Italia. Sapete che i nobili e i ricchi europei della metà del Settecento facevano quello che si chiamava il Grand Tour, cioè il giro dell'Italia, partendo più o meno da Bellinzona, passavano il Gottardo e facevano tutto il giro dell'Italia fino alla Sicilia per tornare poi su dall'altro lato verso Venezia. Gibbon la lascia, ma la donna è molto intelligente, colta almeno quanto lui, tanto è vero che, nonostante la grande differenza di età, sposerà un personaggio storico importante, che è il banchiere Necker, il ministro delle finanze di Luigi XVI, che tenterà negli ultimi anni della monarchia di salvare dalla bancarotta e dalla rivoluzione lo Stato francese prima del 1789. Susanna avrà poi una figlia importantissima, che si chiama Germaine, ed è la futura Madame de Staël, la grande intellettuale che creerà nella Parigi napoleonica il salotto di Madame de Staël, in cui
avremo la frequenza dei più grandi intellettuali francesi a cavallo tra XVIII e XIX secolo. Quindi, come si vede, la frequenza del gibbon era sicuramente di buon livello. Gibbon scende in Italia. Se riuscite a procurare il diario del viaggio, vi invito a leggerlo perché l'anno scorso ne ho letto dei pezzi, è divertentissimo, insomma, quello che scrive dell'Italia. Tra l'altro il diario è scritto in francese, perché Gibbon scrive la sua opera in inglese, le cose personali se le scrive in francese, il latino e il greco lo conosce come le sue tasche, in modo direi mostruoso, assolutamente mostruoso. Probabilmente sa anche l'ebraico, l'italiano lo capisce perfettamente, ma dice che non è in grado di parlarlo. Le cose importanti, come tutti gli intellettuali del tempo, le scrive in francese, che è considerata la lingua fine del Settecento, insomma, la lingua dominante del Settecento. E sul diario c'è questo passaggio, anno 1764, 15 ottobre 1764, è un martedì, sono andato a guardare anche quello. Gibbon è a Roma seduto nel Foro Romano e vede i frati che cantano le lodi religiose con le pecore che pascolano in mezzo alle colonne. E dice: fu a Roma che, mentre sedevo a riflettere tra le rovine del Campidoglio del Tempio di Giove e i frati scalzi cantavano le lodi e i vespri, che mi venne in mente per la prima volta l'idea di scrivere un grande libro sul declino e la caduta della civiltà romana. Sembra facile, in realtà Gibbon non aveva tutte le fonti che abbiamo oggi noi storici moderni, a cui ci basta attaccarci a internet e entriamo in archivi giganteschi dove possiamo trovare qualsiasi cosa. Io me ne sono accorto quando ho scritto i miei libri, si trova di tutto, di più incredibile in università inglesi, americane, italiane. Ci sono degli archivi. Basta soltanto avere voglia di cercare. Le fonti sono qui. Lui non ce le aveva e molta della sua ricchezza viene spesa nel procurarsi queste fonti, e che sono molto molto rare e molto ricercate. La conclusione a cui arriva Gibbon, ne arriva tante di conclusioni, perché Gibbon ha un modo di scrivere molto armonico, quasi di tipo musicale, ed è legato al fatto che dopo aver scritto un capitolo lui le leggeva al suo maggiordomo ad alta voce. Quando il maggiordomo gli diceva che era a posto, che aveva capito tutto, allora lui diceva: vabbè, andiamo avanti. E questo fa sì che quando leggete una pagina del Gibbon è di una musicalità che vi rimane nella zucca se avete un minimo di passione per l'argomento che state leggendo, perché poi è disseminato queste 3.000 pagine di giudizi filosofici che oggi come oggi uno storico non si sognerebbe mai di mettere, perché la storiografia moderna è un po' come la medicina, è fatta sui fatti e basta, no? Uno racconta i fatti, magari ne dà due o tre versioni a seconda delle fonti che ha trovato e finisce lì. Secondo me lo storico deve sforzarsi di tirare fuori qualche cosa di più, se no, francamente, tanto vale che ci facciamo un film, ognuno si fa il suo e finisce lì. L'abilità del racconto fa parte anche della qualità storiografica, secondo me. Gibbon ha questo. Gibbon, tra le tante conclusioni, a parte che lui detesta i bizantini, dice che sono dei rottami della storia, che è costretto a raccontarli, ma proprio ne farebbe a meno. Ama gli arabi, eh? È molto ammirato dalla grande espansione dell'Islam nel bacino del Mediterraneo. Ci scrive questo Gibbon: l'introduzione, o quantomeno l'abuso del cristianesimo, ebbe una certa influenza sulla decadenza e caduta dell'impero romano. Il clero predicava con successo la pazienza e la pusillanimità, cioè la vigliaccheria. Venivano scoraggiate le virtù attive della società e gli ultimi resti di spirito militare finirono per essere sepolti nei chiostri. La Chiesa e persino lo Stato furono sconvolti dalle eresie. Il mondo romano fu oppresso da una nuova specie di tirannia e le sette, cioè gli eretici perseguitati, divennero i nemici segreti del paese. Se la decadenza dell'impero romano fu affrettata dalla conversione di Costantino, anche qui c'è un mezzo falso storico, la sua religione vittoriosa attenuò la violenza della caduta e addolcì l'indole crudele dei conquistatori germanici. Ora, vi ho spiegato appunto come Costantino
Intanto non è lui che dà la libertà di praticare il cristianesimo, ma è Galerio, l'imperatore precedente, perché l'editto di Sofia, di Serdica del 311, è di 2 anni antecedente quello di Milano del 313 e concede la libertà di culto. Quindi non è Costantino che dà la libertà di culto. Detto questo, qui c'è Voltaire, l'influenza illuminista potente, morte al prete, no? Guai al prete, la dea ragione, quella che poi durante la Rivoluzione francese diverrà il culto della dea ragione e l'abolizione da parte dei rivoluzionari di un concetto di società basata sulla venerazione dei simboli religiosi, no? Pochi si ricordano delle persecuzioni enormi nei confronti dei preti e delle monache che fanno i rivoluzionari francesi nel 1791-92-93, ne uccidono migliaia. E nasce molto dalla filosofia illuministica. Dicevo che Gibbon ci mette 20 anni, finisce di scrivere Una notte d'estate in Svizzera, di cui abbiamo anche la data, è il 27 giugno del 1787. Quindi ha iniziato nel 1764, ci ha messo 23 anni a scrivere i 6 o 7 volumi della Decadenza e Caduta dell'Impero Romano, che è un'opera che veramente quando la leggi dici: ma come cavolo ha fatto una sola persona a scrivere qualcosa del genere? Ci dice Gibbon nell'ultima pagina del suo trattato, dice: i pellegrini che si recheranno a Roma, così come ogni lettore, sarà richiamato dal concetto della storia del declino della caduta dell'impero romano, che è la scena forse più grandiosa e tremenda di tutta la storia dell'umanità. Ci sono state varie cause: la politica dei Cesari, il dispotismo, il cristianesimo, la fondazione di Costantinopoli, le invasioni e gli insediamenti dei barbari e infine il carattere e l'invasione delle popolazioni islamiche, poi il potere eccessivo dei papi, il tentativo di restaurazione di Carlo Magno e alla fine l'invasione dei turchi che hanno spazzato via l'impero romano di Occidente. E finisce citando l'inizio: tra le rovine del Campidoglio ebbi per la prima volta l'idea di un'opera che ha occupato e ho preoccupato quasi 20 anni della mia vita e che, per quanto inadeguata ai miei desideri, affido finalmente alla curiosità e all'imparzialità del pubblico. Ecco, direi che Gibbon si aspettava di essere diventato immortale, però all'inizio la cosa non è così manifesta, tant'è vero che ad esempio in Italia la fortuna del Gibbon non è grandissima, viene tradotto soltanto nella prima metà dell'Ottocento per la prima volta e anche adesso, anche se parlate con qualche accademico di chiara fama, quando gli citate il Gibbon vi dirà subito: ma è sorpassato, magari non ha neanche Ci scommetto che non l'ha neanche letto, perché 3.000 pagine non sono alla portata di tutti. Ma la prova provata di questo snobbamento italiano del Gibbon ce l'abbiamo con un altro grandissimo storico anglosassone, che è questo signore qua, John Bury, che è un irlandese protestante però, perché è nato nell'Irlanda del Nord. Bury alla fine dell'Ottocento cura l'edizione critica del Gibbon in sei e poi 7 volumi, che è tuttora l'edizione principe dell'opera di Gibbon. Bury, un grandissimo storico, ha scritto una storia dell'impero romano dal 395 circa all'802, quindi più o meno il periodo che facciamo quest'anno. Purtroppo non è mai stata tradotta in italiano. Io ogni volta che faccio un corso lo dico, mi scandalizzo, mi incavolo. Non c'è uno straccio di editore italiano che abbia voglia di tradurre uno dei più importanti storici anglosassoni. Perché? Perché, dico a voi, è pazzesco, veramente pazzesco. Traducono cani e porci, anche cose assolutamente trascurabili, e non uno dei più grandi storici dell'8-900. Se voi sapete un po' l'inglese o usate un traduttore automatico, andate su qualche sito di università americana, ve lo scaricate gratis, l'opera storiografica del Bury è circa 800 pagine, e ve la leggete che è bellissima. Scrive in un modo divino
e tiene conto di tutte le varie fonti nuove che si sono avvicendate. Tra l'altro, Bury amava molto la città di Roma, tanto è vero che muore improvvisamente, penso di infarto, nel 1927, mentre a Roma a fare studi negli archivi vaticani. Questo è uno degli scandali culturali di questo paese, no? La mancata traduzione del Bury. Poi traducono cani e porci. Perché gli storici francesi ce l'avevano tanto con l'imperatore che era troppo strapotente, che era troppo dittatoriale? Perché nell'epoca in cui i vari Bossuet, Tilemone, eccetera, cominciano a porsi il problema della decadenza di Roma, in Francia regna l'assolutismo monarchico e l'assolutismo monarchico dell'Ancien Régime ha un primo attore che è Luigi XV. Quello che è passato alla storia con dopo di me il diluvio, chi se ne frega, io me la spaso, eccetera, eccetera. In realtà il personaggio era molto, molto più complesso. Lui muore intorno ai 60 anni per un'epidemia di vaiolo, perché non ha fatto la vaccinazione, che già è pronta, e lo scambiano all'inizio per qualcosa tipo la varicella, invece è vaiolo e poi lo porta a morte. Qui vi ho portato un discorso di Luigi XV, che voi direte, ma cosa c'entra con l'impero romano? C'entra perché vi spiega perché i filosofi dell'illuminismo pensano che sia lo strapotere imperiale che abbia costretto la società romana al declino. È il cosiddetto discorso della flagellazione. Per farvelo un po', breve, vi dirò che la storia di questo discorso, che è del 1766, e ha un antecedente. In Francia a quel tempo c'erano i parlamenti, che non sono i parlamenti come li intendiamo oggi. I parlamenti erano delle corti di giudizio di magistrati che, opportunamente pagati da un nobile o da un borghese facoltoso, potevano fare opposizione a una decisione regale e sottoporre al re una diversa interpretazione della legge. Alcuni parlamenti diventano un po' troppo invadenti e Luigi XV li richiama all'ordine e lo fa con questo discorso a flagellazione di cui vi leggo un pezzettino, così vi rendete conto perché gli illuministi ce l'avevano così a morte col potere assoluto dei re. Scrive Luigi XV chi gli ha scritto il discorso. Come se fosse lecito dimenticare che soltanto nella mia persona, cioè del re, risiede il potere sovrano, il cui carattere peculiare è lo spirito di consiglio, di giustizia e di ragione, che soltanto da me le mie corti, quindi i parlamenti, di giustizia traggono esistenza e autorità, che la pienezza di tale autorità che queste corti esercitano esclusivamente in mio nome rimane sempre in me e il suo uso non può mai essere rivolto contro la persona del re. Della serie Il Marchese del Grillo, no? Io sono io e voi non siete. Ma va avanti. A me soltanto appartiene il potere legislativo, senza dipendenze né spartizioni, soltanto grazie alla mia autorità i magistrati delle mie corti procedono non alla formazione, ma alla registrazione, pubblicazione ed esecuzione della legge, e che loro permesso di farmi rimostranze, ciò che è dovere di buoni e fedeli consiglieri, ma l'ordine pubblico emana interamente da me, che ne sono il guardiano supremo, che il mio popolo fa tutt'uno con me e che i diritti e gli interessi della nazione, di cui si osa fare un corpo separato dal monarca, cioè i magistrati pretendono di avere una parola che vale quanto la mia, sono invece necessariamente uniti con i miei e risiedono unicamente nelle mie mani. Quindi a metà del 1700 qui c'è ancora un imperatore romano, il cui potere emana direttamente da Dio. E questo è il problema principale che si aggira nelle menti degli intellettuali del Settecento. Questo eccesso di potere porterà poi alla Rivoluzione francese, perché il terzo stato più numeroso e importante demograficamente, che è la borghesia, rivendica il suo compito e la sua dignità. 1789.
Sembra tutto legato ed è tutto legato. I tedeschi invece sviluppano una nuova teoria sulla decadenza dell'impero romano. C'è tutta una corrente di filologia germanica. Sapete che i grandi filologi latini e greci sono tedeschi fondamentalmente e sono studiosi fondamentalmente della seconda metà dell'Ottocento. Quando il grande impero tedesco del Kaiser Guglielmo II cercava una giustificazione sulla falsariga di quello che era stato il Sacro Romano Impero Germanico medievale. Un intellettuale tedesco che suscita per primo queste idee sulla decadenza di Roma è Johann Herder, il quale ci dice che è vero, l'impero romano ha avuto il suo declino legato all'eccesso di potere degli imperatori, al cristianesimo, eccetera, ma c'è stata la fortuna di incontrare nel suo percorso storico le giovani forze delle tribù germaniche, le quali hanno invaso l'impero, hanno portato un uomo nuovo sulla ribalta della storia. Questo uomo nuovo è il tedesco che non vuole distruggere l'impero romano e che in parte è vero, perché i barbari germanici non avevano nessuna idea di fare terra bruciata all'impero romano, lo ammiravano e volevano diventare come i romani. Dominus nostrus, ricordate cosa scrivono sulle monete. Quindi non volevano, ma i tedeschi sono quelli destinati a dare nuova vita all'impero romano. Anche il Niebuhr, che è un altro filologo storico tedesco quasi contemporaneo, sostiene questa idea che va avanti poi per tutto l'Ottocento. Hegel, il grande filosofo, anche lui cavalca i due punti cruciali dell'illuminismo, la tirannia degli imperatori e l'azione di indebolimento del cristianesimo. Oh, guardate che qualche cosa sul cristianesimo torna sempre. Uno degli ultimi imperatori romani degni di questo nome, che è Maggioriano, che regna dal 457 al 461, tra le poche cose che riesce a fare è un editto in cui proibisce agli uomini di entrare in convento prima dei 40 anni, perché la classe senatoria romana, cioè i possidenti, i latifondisti, tendevano a rifugiarsi nei conventi e a disinteressarsi della cosa pubblica. Quindi in parte la colpa del cristianesimo è legata a questo disinteresse relativo, che però non è poi così determinante come è stato calcato da parte degli storici dell'illuminismo e da quelli seguenti. Dove si raggiunge il massimo del panegirico dell'uomo germanico come colui che rinnova la forza e la potenza di Roma è nella grande opera del Gregorovius. Il Gregorovius è uno storico prussiano che è nato in una cittadina che oggi è polacca, se ricordo bene, viene a Roma e ottiene dal Papa il permesso di esaminare per la prima volta gli archivi vaticani. Quello che trova negli archivi vaticani non è proprio tanto edificante. E nella sua storia di Roma, della città di Roma nel Medioevo, altro libro fondamentale, che purtroppo è di 6 volumi, sono altre 3.500 pagine. E che vi invito a leggere, perché tra l'altro è piacevolissimo di lettura, anche questo scritto molto molto bene, vengono fuori tutte le porcate dei papi dell'Alto Medioevo, dove il celibato ecclesiastico non esisteva, dove c'erano dei papi che ne hanno fatte di tutti i colori, che è inutile che stiamo qui a raccontare, magari lo faremo più avanti. E Gregorovius, per questo motivo, quando esce la prima edizione della sua Storia di Roma nel 1872, gli si chiudono le porte degli archivi vaticani perché si sono accorti i gesuiti che ha messo il naso dove non dovrebbe metterlo. Insomma, io mi chiedo sempre cosa c'è negli archivi vaticani, eh? Ne dobbiamo parlare. Perché la mia sensazione, che non è soltanto la mia, ma di quella di molti studiosi, che ci siano state tenute nascoste in moltissime fonti storiche, di cui non ci sono materiale che gira intorno, perché è dentro gli archivi vaticani e non è mai stato fatto conoscere. C'è ad esempio qualcosa che vi accenno adesso, ma ne torneremo avanti. Sui libri di letteratura latina,
La letteratura storiografica latina finisce col secondo secolo. Spariscono gli storici. Per tutto il terzo secolo ci sono solo gli scriptores historiae auguste, che sono una raccolta di basso profilo di aneddoti di storia dell'imperatore. Non ci sono più storici. Perché? Sarebbe interessante. E non parlano dei cristiani poi, o ne parlano pochissimo. Sarebbe molto interessante avere storici latini o greci del secondo o terzo secolo in cui ci sia una narrazione di come il cristianesimo si afferma lentamente all'interno del tessuto politico e sociale romano. Non ce li abbiamo, non li ha mai trovati nessuno. Arriviamo al punto che i testi più importanti sono legati al fatto che sono sopravvissuti perché ci sono degli apologisti, cristiani che li citano, ma non abbiamo il testo originale. Abbiamo quello che ne fa l'apologeta che li confuta. Dio non voglia che non siano negli archivi vaticani. Faccio sempre l'esempio delle storie segrete di Procopio di Cesarea, di cui si parla e si riparla, improvvisamente a metà del Seicento ne vengono fuori due copie, due negli archivi vaticani e una nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, tre copie. Archivi ecclesiastici. Come mai? Quindi lo so che alla gente, diciamo così, normale che guarda Domenica In o Ballando con le Stelle non gliene frega niente di cosa ci sia negli archivi vaticani, ma uno studioso, francamente, gli piacerebbe poter mettere liberamente il naso, in tutto e per tutto, perché ci sono delle incongruenze. E ogni tanto, come mai? Vabbè, non stavo certo io a trovare la soluzione della cosa. Questo storico svizzero, che è il Burckhardt, parla alla fine dell'Ottocento di una decadenza di Roma legata anche a un fatto artistico. Dice, secondo me, cannando completamente l'argomento, che l'arte del mondo tardo antico era un'arte decadente. Io non so che cosa avesse visto il Burckhardt, ma cioè, adesso non posso mettere 50 diapositive. Basta vedere il grande sarcofago Ludovisi, che della seconda metà del terzo secolo è alto 2,5 metri per 3,5 metri, questa cosa che vedete a Roma al Museo Nazionale Romano, dov'è la decadenza? Questa è un'abilità tecnica che dovremmo arrivare a Michelangelo per trovare qualcosa del genere. E guardiamo i mosaici di Piazza Armerina, qui siamo all'inizio del IV secolo. Cosa c'ha di decadente questa roba qua? Ma dove l'ha vista la decadenza nell'arte tardo antica? Ma neanche Ranuccio Bianchi Baldinello, che è il più grande storico dell'arte del tardo impero, di cui vi invito a leggere nella Bur L'arte del tardo imperiale, un bel libro molto, molto piacevole da leggere, neanche lui dice semplicemente che c'è un cambio dei registri espressivi che per certi versi anticipano delle conclusioni dell'arte espressionista del Novecento. Ma non c'è la decadenza nell'arte, è semplicemente un diverso modo di esprimersi. Tra gli storici europei, quello che invece ha una visione innovativa e per certi versi ancora adesso importante è il Piren, Henri Piren, che è uno storico belga, il quale verso la fine della propria vita manda fuori un saggio storico che trovate abbastanza facilmente nella Laterza, sono 200 pagine, insomma, si può leggere, ve lo consiglio, che è Maometto e Carlo Magno. Il Piren ci dice che l'impero romano fino all'espansione araba, quindi fino alla metà del VII secolo, il mondo mediterraneo, il mondo che è stato dell'impero romano, più o meno è rimasto intatto. Da una parte all'altra del Mediterraneo si continua a commerciare, le monete d'oro bizantine girano per tutto il Mediterraneo, ma con la conquista araba di tutta la costa meridionale del Mediterraneo fino alla Spagna, la diffusione aurea delle monete sparisce, i commerci si contraggono e secondo il Piren, è intorno alla metà del VII secolo d.C., Maometto muore nel 632, quindi dobbiamo calcolare, io se volete una data vi do il 689, che è la caduta di Cartagine, l'ultimo possedimento bizantino in Africa. Da quel momento in avanti l'oro non circola più con la stessa frequenza e liberalità di prima nel Mediterraneo e i regni romano-barbarici, al di là delle Alpi, devono usare l'argento,
Prova ne sia che Carlo Magno si dà da fare per acquisire le miniere d'argento della Slesia, che sarebbe in Cecoslovacchia, nella Repubblica Ceca, per poter coniare monete d'argento, perché non c'è più circolazione monetaria aurea. La tesi del Piren è sicuramente per buona parte esatta. Ancora oggi è un qualcosa di cui dobbiamo tenere assolutamente conto. È una tesi intelligente che usa degli strumenti di interrogazione, di indagine storica moderni, perché intorno al 1910-1920 in Francia è nata una grande scuola storiografica che si chiama Les Annales, in cui alcuni storici francesi importantissimi, i due più importanti sono Lucien Febvre e Marc Bloch, hanno l'idea che per studiare la storia non basta studiare le fonti storiche, bisogna fare anche delle indagini archeologiche, delle indagini di tipo medico, delle indagini chimiche, delle indagini economiche, che il prodotto finale del saggio storico è un insieme di tutte queste culture, di tutte queste sapienze. Sulla scorta delle indicazioni degli Annales, che c'è proprio una rivista che si chiama Les Annales, Piren interpreta la decadenza e caduta dell'impero romano in questo modo, che secondo me conserva ancora oggi la sua validità. Una estrinsecazione di questa interpretazione ce la dà invece uno storico russo, il Rostovtsev, che scrive una storia della decadenza di Roma su base economica. Secondo lui, qui esagera perché è il periodo staliniano, le classi più popolari, gli schiavi delle campagne, si ribellano i senatori, e quindi creano un sovvertimento politico del mondo romano, insomma, la tiriamo molto per i capelli. Non so cosa avesse letto Rostovtsev, però insomma, sì, qualcosa del genere c'è stato, perché ad esempio Totila, a metà del VI secolo, libera gli schiavi dalle campagne perché ha bisogno di soldati per combattere i bizantini e le campagne rimangono incolte. Però da lì a dire che questa cosa qui ha accelerato, creato la decadenza prima, ma ci andrei molto piano, poi lo vedremo più avanti. Però nell'epoca di massimo trionfo della storiografia marxista, l'ipotesi di Rostovtsev ha avuto i suoi stimatori. E veniamo a due grandissimi storici italiani, che oggi come oggi sono praticamente ignorati. Ne vedessi parlare una volta in televisione, in tutti questi documentari di divulgazione storica. Quello che è probabilmente il più grande storico italiano della romanità è Arnaldo Momigliano. Arnaldo Momigliano era un ebreo piemontese che si disinteressa completamente della vicenda fascista. Lui anzi è un fascista ebreo, perché vuole essere lasciato in pace nei suoi studi. All'età di 30 anni diventa ordinario di storia romana a Torino. Per darvi l'idea, gli storici anglosassoni ritengono che sia il più grande studioso della umanità vivente. Ma nel 1938, ahimè, cosa succede? Le leggi razziali. E Momigliano emigra in Inghilterra, dove gli danno praticamente subito una cattedra a Oxford, Cambridge, adesso non mi ricordo, ma lui non sa l'inglese e si trova abbastanza mal partito. Lo impara lentamente e insomma, qualsiasi studioso di Roma, io stesso ho fatto l'esame di storia romana studiando sul manuale di Momigliano. È il testo base per ogni studioso che si voglia accostare alla storia romana. Momigliano interpreta la decadenza di Roma come già lui ha un'idea molto moderna, come un fattore multifattoriale, come un avvenimento multifattoriale, barbari, crisi economica, crisi di denatalità, crisi dei commerci, eccesso di potere centralizzato, cambiamento continuo di sovrani legati alle rivolte dell'esercito che ha uno spazio di potere troppo ampio, insomma, è un'interpretazione molto molto moderna, che secondo me è ancora quella che gira, perché poi ci sono gli storici che tentano di spiegare tutto in modo semplice, adesso ne vediamo qualcuno, ma io non sono assolutamente d'accordo. L'altro grandissimo storico italiano, che vi invito a leggere, lo trovate nella Rizzoli, ecco, è Santo Mazzarino, storico siciliano, un genio. Voi pensate che la sua tesi di dottorato
mi sembra che aveva 24 anni, su Stilicone, è pubblicata ancora adesso da Rizzoli ed è un saggio storico stupendo. Tra le tante cose che ha scritto Mazzarino c'è una storia dell'impero romano in due volumi e un volumetto più piccolo, molto carino, che è La fine del mondo antico. 100 pagine, imperdibili secondo me. Mazzarino è un altro uomo di cultura immensa, cioè io quando leggo queste persone mi chiedo sempre come abbiano fatto, che cosa avevano in testa, straordinario, straordinario. Devo dire oggi poco citato, poco... dovrebbero dedicare dei documentari, delle rievocazioni a intellettuali di questo livello, insomma. Anche Mazzarino si interroga a lungo sulla decadenza di Roma e scrive proprio che la meditazione sulle epoche di travaglio e di radicali catastrofi è il più grande dei problemi che si presentano all'umanità. È il problema stesso della validità di costituzioni che l'uomo amerebbe ritenere eterne e che la travolgente vicenda della storia può distruggere. Di fatto, perché la vicenda della decadenza di Roma ha avuto così tanto successo? Perché è una parafrasi, è una parabola sull'esistenza stessa dell'uomo. Tutti noi ci chiediamo qual è il nostro destino, perché siamo venuti al mondo, perché siamo diventati adulti e perché dobbiamo assistere poi al nostro lento declino fisico e purtroppo anche psicologico per la riduzione delle nostre capacità intellettive che avvengono di solito negli anni. Anche gli stati, come gli uomini, sembra che siano soggetti a questo invecchiamento. Poi certo ci sono state delle eccezioni. L'impero romano è durato 12 secoli. Non per niente Hitler nel 1933 fonda il Terzo Reich di cui si autoincensa dicendo che durerà 12 secoli, in realtà dura 12 anni. Quando si tira in ballo il numero 12 bisogna sempre stare attenti. Ricordate i 12 avvoltoi che vede Romolo che passano sopra il terreno di fondazione di Roma. Comunque non c'è nulla di eterno a questo mondo, ecco, neanche l'impero romano. Rendetevi anche conto, da un punto di vista psicologico, che cosa ha significato per decine di generazioni la fine di un potere assoluto che ha governato il mondo per 1000 anni. Se vogliamo vedere l'impero americano, eccetera, alla fine del Settecento, l'impero americano è tale a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Quindi siamo intorno agli 80 anni, perché prima c'erano altri stati nazionali importanti, come ad esempio il grande impero inglese. L'impero inglese, la regina Vittoria, è il più grande stato imperiale che ci sia mai stato. Aveva un'estensione tale che è immensa rispetto anche all'impero romano, eppure è declinato ed è sparito nel giro di pochi decenni. Quindi questo ragionamento su perché sia gli esseri umani che i grandi imperi sorgono e declinano è un qualche cosa che ci porta a pensare. Come faceva il povero Gibbon seduto sul capitello nell'ottobre del 1664 nel Foro Romano. Su questo si interroga. Come ci interroghiamo noi magari quando andiamo al cimitero e vediamo Tizio, Caio e Sempronio che ci hanno preceduto nel viaggio dell'aldilà. E la storia non è un qualcosa di pura esibizione culturale, è sempre un riflettere sul destino dell'uomo, io la vedo così. Poi potete non essere d'accordo, ognuno ha la sua visione. Grande storico della tarda antichità è questo storico irlandese che si chiama Peter Brown, che vi consiglio assolutamente. Peter Brown ha scritto due libri imperdibili. Il più imperdibile di tutti è una biografia di Sant'Agostino, che è la più bella biografia di Sant'Agostino che sia mai stata scritta. Poi lui scrive benissimo, si legge in un modo splendido. L'altro grande libro è Il mondo tardo antico. Tanto è vero che Peter Brown, che è del 38, è considerato il più grande storico vivente del mondo tardo antico, dove per mondo tardo antico si intende il periodo che va dal secondo al sesto-settimo secolo dopo Cristo. Peter Brown sostiene che le invasioni barbariche non sono state poi una gran cosa e che il cambiamento tra la tarda antichità e il Medioevo sia avvenuto in modo così graduale che di fatto non c'è stato un passaggio obbligato, cioè la data del settembre del 476,
quando Doacre va a Ravenna e depone Romolo Augustolo, è soltanto una convenzione di tipo storico. E c'ha ragione, insomma, è molto graduale il passaggio. Ma altri storici anglosassoni, praticamente contemporanei, non la pensano come il grande Peter Brown. Il più famoso di questi è Peter Iter, il quale ha scritto una grossa storia, La caduta dell'Impero Romano, un'altra storia, infatti si intitola, in cui ci dice che la caduta dell'Impero Romano è stato un fatto drammatico e legata, secondo lui, per la maggior parte alle invasioni barbariche che sono state il vero fattore causale. Perché, aggiunge, col 40% dell'esercito impegnato sulla frontiera persiana, le forze dell'esercito romano non bastavano a sostenere le invasioni barbariche, per cui la costruzione statale è venuta giù completamente. Un altro storico anglosassone che la pensa come lui è Brian Ward Perkins, che è nato tra l'altro in Italia, ha vissuto a Salerno, parla benissimo l'italiano, il quale la mette giù ancora più dura con i barbari. In questo saggio, La caduta di Roma e la fine della civiltà, ci dice addirittura che le invasioni barbariche sono state un fatto di estrema violenza, che le ricerche archeologiche ci denotano distruzioni, massacri, eccetera, eccetera. Sicuramente in certi periodi storici ci sono state queste cose. Certamente il sacco di Roma dei Vandali del 455 è stato un disastro, però dobbiamo tenere presente che da un punto di vista demografico, se mettiamo tutte le popolazioni germaniche insieme, arriviamo a malapena a 1 milione di individui. L'impero romano d'Occidente, al momento delle invasioni barbariche, era 30 milioni di individui. Quindi qualcuno mi deve spiegare come un trentesimo demografico possa incidere in modo reale e devastante su una massa antropica che è 30 volte più grande. Sta in piedi fino a un certo punto, però sono tutti saggi interessanti, eccetera, eccetera. L'ultima storico che vi cito perché è forse il più furbacchione di tutti, è questo francese che si chiama Michel de Jarrière, che è il responsabile della pagina culturale del Figaro, il quale qualche anno fa ha scritto un saggio sulla caduta dell'Impero Romano, gli ultimi anni di Roma, in cui dà la colpa, indovinate che cosa? Alle migrazioni, oi boh, i migranti hanno demolito l'impero romano perché non sono stati accolti come andavano accolti, magari non sono stati massacrati come andavano massacrati, blocchi navali non ne hanno fatti e alla fine erano troppi e non sono stati assimilati. Della serie, vi ricorda qualcuno? Beh, insomma, direi che è abbastanza facile. Ecco, io vi ho fatto una carrellata per sommi capi di quali sono le principali correnti ideologiche sulla decadenza di Roma. Il problema non è del tutto risolto. Ripeto, ogni tanto viene fuori qualche scoperta archeologica nuova che ci porta a riscrivere alcune pagine storiche. Poi ci sono problemi di fonti, che sicuramente in qualche monastero, in qualche archivio si potrebbe trovare qualcosa di nuovo, di interessante, eccetera, eccetera. Io vi ho messo una bibliografia essenziale, estremamente essenziale, che vedete qua, dove ci sono molti degli autori che vi ho citato nel discorso che abbiamo appena fatto. Anche se è provocatorio, io vi invito a leggere I Mostri Sacri, che poi in Italia non li conosce nessuno, insomma, quindi potete anche fare i raffinati se vi beccano con un libro del Gibbon in mano o addirittura il Bui. Molto più facilmente reperibili direi che La fine del mondo antico di Santo Mazzarino, che è un libro di 110 pagine che trovate da Rizzoli. Lasciamo stare il mio, adesso esce l'Europa, quello nuovo, per cui a febbraio magari ne riparliamo. Direi anche l'Iter va letto, La caduta di Roma, una nuova storia da Garzanti 2008, è un librozzo molto, molto grosso. Però non trascuriamo i classici, non trascuriamo i classici anche se sono del 700-800, perché sono ancora attualissimi. Non si capisce perché un libro che è stato scritto nel 700, se è scritto bene, ha delle idee interessanti, non possa essere
attuale. Guardate che il problema delle fonti è fondamentale. Io riflettevo ad esempio su un grande storico del IV secolo, V, inizio V, che è Ammiano Marcellino. Ammiano Marcellino scrive una storia dell'impero romano dal regno di Nerva, in 31 libri, dal regno di Nerva 96 d.C. come si può dire, alla fine circa del IV secolo, alla battaglia di Adrianopoli 378, vittoria dei Visigoti. Oh, guarda caso, cosa si è salvato delle storie di Ammiano? Ne abbiamo molti codici. Dal 300, dalla morte di Costantino in avanti. Quello che Ammiano Marcellino è un grande storico, continuatore di Tacito, quindi uno che se avrebbe voluto scrivere sui cristiani, chissà cosa ci avrebbe raccontato. Guarda caso, i primi 15 libri dove c'è tutta la storia dell'affermazione del cristianesimo non ci sono. Ne parlavo con un collega l'altro giorno, dicevo, ma magari in qualche monastero ci sarà stato l'amanuense che ha chiamato il capo, ha detto, cosa faccio questa roba qui? Qui si parla male dei cristiani, la copio o non la copio? E gli aveva detto, no, no, copia da Costantino in avanti, va? Che lì siamo sicuri che... E guardate, non se ne parla mai di questa roba qua. Ma anche la falsificazione storica può essere antica. Poi bisogna trovare nelle prove, ovviamente, perché un conto sono le battute, però ogni tanto ci sono delle tracce, anche in Tacito, in storici. Sapete che nell'epoca classica le notazioni sui cristiani sono pochissime. C'è la lettera di Plinio il Giovane a Traiano dell'inizio del secondo secolo, l'accenno che fa Tacito negli annali dell'incendio di Roma di Nerone. C'è contro i cristiani di Celso che non ce l'abbiamo perché Cipriano di Cartagine ha scritto, no, Origene ha scritto un contro a Celso, ma non abbiamo il libro di Celso. E quindi quello che sappiamo di Celso lo sappiamo da Origene, che l'ha confutato. Bel modo di fare la storia, no? Non abbiamo il testo, e così ce ne sono tante. Quindi c'è un problema delle fonti molto importante per quanto riguarda soprattutto il cristianesimo. Mi chiedo sempre cosa ci sarebbe nei primi 15 libri di Ammiano Marcellino, conoscendo molto bene i secondi 15, la sua imparzialità, la sua precisione, la sua assoluta affidabilità, mi chiedo cosa avrebbe scritto nei primi 15 sul cristianesimo. Ma va bene, andiamo avanti, direi che ho finito, se avete qualche domanda. Sono qui apposta. Potete aprire il microfono adesso, eh? Ah, io sono rimasto basito quando ha parlato di Erasmo di Cesarea, di come definiva Eusebio. l'esempio di Cesarea, come definiva l'imperatore Giustiniano, o perlomeno la No, definizione Costantino, Costantino. di Costantino. E mi viene in mente sempre Costantino, la donazione di Costantino, come Che è un cerca, falso. È che è un un falso, falso, no? lo sa che è un È un falso. falso, però grazie a quello si instaurano gli imperatori, cioè, Sì, ma è un falso dell'ottavo nono secolo d.C., cioè un falso di 6 secoli, 600 anni dopo la morte di Costantino. È stato fatto probabilmente, filologicamente siamo abbastanza d'accordo, che sia stato fatto intorno all'anno 1000, insomma, più o meno, insomma. infatti viene sfatato poi nel 1400 circa Esatto, dall'umanista che trova la... dall'umanista, però fino alla caduta dell'impero temporale del Vaticano 700, quindi 870, questo documento rimane valido, cioè, Certo. rimane valido come linea guida di come il Papa ha il potere, dovere, eccetera, eccetera, di nominare l'imperatore. Sì, tenete presente che la Chiesa romana non ha grandi poteri fino a Gregorio VII, fino Infatti, all'anno al 1077, però Carlo perché Magno viene instaurato re, il primo dal Papa imperatore del Sacro Stefano Romano Imperio II, dal Papa con quel esatto. documento, cioè con quel falso, Beh, insomma, più o ma meno, dice la non storia. è sicura la cosa. Diciamo Non è comunque il sicuro. potere della Chiesa, il potere politico della Chiesa di Roma si può fondare con la figura di Gregorio VII che muore nel 1085.
è lui che fonda il potere teocratico, che dice che il Papa è più importante dell'imperatore e riesce anche a dimostrarlo perché scomunicando l'imperatore Enrico IV gli toglie il trono da sotto il sedere praticamente. Fino allora non si pensava a qualcosa del genere. E Gregorio VII è il vero fondatore del potere temporale della Chiesa. Perché non basta avere lo stato della Chiesa per dire che il Papa ha il potere temporale, occorre avere un potere anche sulle monarchie di questo mondo. E dopo Gregorio VII, un'altra grande figura è Innocenzo III, che è il Papa di San Francesco, e che è il protettore di Giovanni Senza Terra della Magna Carta del Esatto, 1212, esatto. e che nel Concilio Vaticano Laterano IV del 1215 stabilisce che cosa può fare il Papa e stabilisce che il potere del Papa viene prima di ogni altro potere terreno. Infatti il Papa indossa il triregno, che è il potere su ogni cosa del mondo. La corona tripla che soltanto Paolo VI nel 1965-66 si toglie dalla testa, per dire come. Ricordatevi, non so, Pio nei filmati, Pio XII, pure il bravo Giovanni XXIII, io l'ho visto da bambino, mi hanno portato a San Pietro, c'avevo 8 anni, Anch'io. ha visto Giovanni XXIII sulla portantina col triregno in testa, era l'agosto del 1962, mi è rimasto così impresso che è una cosa, non si potrà più vedere un papa così, perché adesso il papa fa il democratico, c'ha il crocefisso d'argento, non c'ha più l'anello d'oro. Poi ti dice, però prova a chiedergli di mettere il naso in certe stanze degli archivi vaticani. Vedi un po' cosa ti risponde. Poi un papa come il nostro Francesco, che è un gesuita, che non è mica uno sprovveduto culturalmente. Quindi ci sono tante cose che ignoriamo e che sarebbe interessante conoscere, insomma. Prego, se avete delle domande, io sono contento di rispondere, insomma, se ce la faccio. Nessuno ha letto Gibbon, no? Nessuno si è mai preso la briga di comprarsi. No, però visto che c'è una versione, diciamo, non solo 6 volumi, ma ce n'è una più ridotta, È un diciamo, magari un riassunto riassunto, che è un nella volume 1, Mondadori. magari, Sì. sì, magari quello lì è più alla Sono portata, tipo 600 un pagine anno, invece che 3.000. eh sì, insomma, Sì, insomma, non umanamente, oddio, umanamente è il bello. primo volume, la prima parte è la più bella. Direi che fino appunto al 476 dà il meglio di se stesso. Poi lui ce l'ha un po' troppo con i bizantini. L'ultimo volume forse è il peggiore, che parla delle crociate, degli imperatori di Bizanzio, eccetera, eccetera. Invece da tradurre e da riscoprire è il Bury. Il Bury è splendido. È scritto in modo molto bello, moderno. Il titolo completo è La storia dell'impero romano d'Oriente dal regno di Arcadio, quindi 395, alla morte della basilissa dell'imperatrice Irene 802. L'imperatrice Irene poi è un personaggio particolare perché ha posto fine all'iconoclastia. Ha fatto accecare suo figlio Costantino VI perché non voleva cedergli il trono e ha chiesto anche a Carlo Magno di sposarlo, così avrebbero riunito tutto. Carlo Magno, che è un altro noto femminista, nel senso che ha avuto 10 figlie e non le ha mai fatte sposare con nessuna perché non voleva assolutamente dividere il potere. Perché sapete che i franchi avevano la legge salica, che usavano anche i Savoia. La legge salica dice che l'impero, il regno, lo eredita il figlio maschio più anziano. E allora se si sposavano le figlie di Carlo Magno, veniva fuori un casino dinastico totale, per cui queste 10 figlie le ha fatte morire zitelle, insomma. Ecco. Comunque la storia del Bury, che ho divagato un po', finisce nell'802. E sarebbe da tradurre. Io, guardate, io veramente non lo so perché in Italia succedono queste cose. Quando ogni tanto vado da Feltrinelli o da Mondadori e vado a mettere il naso nei reparti dei libri di storia, mi metto le mani nei capelli, che per fortuna ho ancora, perché sono sempre gli stessi autori. Sempre
Sempre gli stessi libri, gli stessi autori, mai qualcosa di un po'... Cioè, non so cosa dirvi proprio, non so cosa dirvi. Ecco, io, se avete altre qualche domanda, se ho qualche curiosità da soddisfare, volentieri. Se no, ci vediamo la volta prossima. La volta prossima vi anticipo l'argomento. Perché facciamo i Longobardi, ma li facciamo in modo diverso. Li ho fatti già 2 anni fa. Quest'anno li facciamo in modo molto esteso. Faremo 2 lezioni sui Longobardi, cercando anche di leggere qualcosa. Perché i Longobardi sono una grande occasione persa per l'Italia, nel bene e nel male. Parleremo di questo. E quindi la prossima lezione, a Dio piacendo, che bisogna sempre ricordarsi di questo fatto, sarebbe la prima parte dedicata ai Longobardi. Ottimo, Allora bene. vi ringrazio della vostra Grazie a attenzione lei, e vi lascio grazie. qua. Grazie a lei, arrivederci, Grazie alla a lei. Ci prossima. sentiamo Buonasera, lunedì, arrivederci prossima Sara. giornata. Arrivederci, buone cose, arrivederci a tutti. Arrivederci, Grazie, grazie. arrivederci.